Quest'ultimo concerto del nostro ciclo dedicato a Sergiu Celibidache vede il direttore accompagnare con esemplare discrezione nel concerto in mi bemolle maggiore di Mozart un illustre pianista, Alexis Weissenberg. Pertanto non credo che siano opportune in questa occasione particolari osservazioni analitiche intorno all'arte del nostro direttore. Vorrei approfittare perciò dell'occasione per riassumere le varie verità o tesi che sono venute emergendo dalla serie di concerti che abbiamo ascoltati insieme. Ci siamo trovati di fronte a un direttore da una parte spietato e quasi fanatico nel perseguire la realizzazione dei particolari della partitura, in una analisi minuziosa e in una volontà di approdare alla massima trasparenza possibile della partitura orchestrale. Tutto questo anche con notevole sacrificio, se si tiene conto, come ho già detto, che molto spesso gli sforzi spesi per conseguire questi risultati non trovano riscontro né nel pubblico né nella critica musicale, che non sempre sono in grado di percepire determinate sottigliezze. Dall'altra parte è quasi in contraddizione, se non fosse invece a integrazione di questo aspetto, noi vediamo un direttore che profonde particolari energie per realizzare la partitura musicale come un tutto organico. Ancora, e riassumo gli argomenti che sono venuti emergendo, un direttore che spende le sue energie per una realizzazione spesso espressiva, delicatissima, poetica, non solo del fraseggio ma anche dei particolari di cui abbiamo parlato, e questo si accompagna a una visione quasi scientifica che egli ha della partitura, si accompagna a una sorta di superiore oggettività, termine che va inteso in questo senso, nel senso che Celibidache è un interprete il quale considera che una partitura musicale, essendo fatta di una serie di elementi architettonici ed energetici, si possa realizzare in un solo modo e che il compito dell'interprete sia di indagare e poi di attuare quale sia quel modo di realizzarla. Voglio dire, per lui l'oggettività significa che verità e bellezza, proprio come nell'estetica medioevale, coincidono. A tutto questo si accompagna un altro aspetto, vale a dire, se oggettività, in cui verità e bellezza coincidono, è il compito finale dell'interprete, ciò significa che l'interprete deve quasi scomparire una volta che abbia assolto tale compito, deve scomparire dietro la grandiosa oggettività o la oggettiva grandiosità dell'opera d'arte, della partitura. Se non che per pervenire a tale oggettività è necessario che la personalità dell'interprete, quella che dovrebbe scomparire, si affermi nel modo più netto, perché è solo il prevalere della sua personalità e della volontà che tale personalità fa promanare, è solo tale prevalere, dicevo, che consente a una determinata volontà artistica di prevalere anche sulla resistenza dell'elemento materiale. Ed ecco quindi anche perché io avevo parlato di trasfigurazione del suono, in cui quasi un fattore concettuale prevalga su quello fisico.
Se intendiamo le cose in questo senso, noi vediamo che un direttore d'orchestra simile ormai, più che non lotti contro il suono e la difficoltà che esso ha di realizzarsi, ma anche questo non è vero perché è una lotta che ricomincia giorno per giorno con le stesse difficoltà, più che non lotti contro il suono è arrivato ad altezze tali che finisce col lottare prevalentemente con se stesso. E quindi lo sforzo che egli compie per attuare il contenuto di verità della musica è uno sforzo che passa attraverso una lotta con se stesso, ed ecco che torniamo ancora una volta a quella immagine che ho già fatta della volontà di potenza. Ci troviamo di fronte a una serie di contraddizioni, l'oggettività che si realizza solo attraverso un incremento di personalità, la volontà di potenza al cui culmine, alla cui realizzazione non è tanto la somma superbia ma la somma umiltà, perché solo realizzata e attuata la volontà di potenza la grandezza oggettiva dell'opera d'arte può campeggiare. È una contraddizione che forse non si può risolvere, ma io credo che di contraddizioni simili, e in particolare di questa, se osserviamo quell'aspetto dell'arte, che è l'interpretazione musicale, di questa contraddizione sia fatto il mistero dell'arte. Grazie.